Buon sabato di Pasqua a tutti, secondo appuntamento con la posta di Marcello. Leggiamo subito la prima mail che Christopher mi ha inviato mediante la posta del sito, proprio del sito internet www.incerone.it. Lo leggiamo, lo vedete in grafica questo messaggio. Mi dice: "Buongiorno ingegnere, prima di tutto volevo farle sapere che seguo i suoi video su YouTube con molto interesse." Io ti ringrazio, Christopher. "Il motivo principale per cui le scrivo è però un altro. In questo momento mi ritrovo a decidere se intraprendere o meno un percorso di studi universitario. Le faccio innanzitutto un breve riassunto della mia vita in modo da farle capire meglio l'importanza e la difficoltà di questa decisione. Ho 21 anni, vengo dalla provincia di Trento, ma vivo ormai da 2 anni e mezzo a Berlino. Mentre frequentavo la quinta superiore, in particolare mi specifica Istituto Tecnico di Indirizzo Meccanica e Meccatronica, ho avuto la possibilità di fare domanda per un apprendistato internazionale in lingua tedesca, in meccatronica presso la Siemens di Berlino, a cui termine è prevista un'assunzione a tempo indeterminato presso la Siemens Transformers di Trento. Per fare questo apprendistato ho dovuto però rinunciare ad iscrivermi all'università per studiare ingegneria industriale. D'altro canto, qui ho la possibilità di lavorare con mano sulle più moderne tecnologie del mondo dell'industria e quindi di acquisire un'esperienza pratica molto buona. Il fatto è che il livello di teoria è molto basso e il titolo rilasciato non ha validità legale in Italia. Il mio desiderio sarebbe quindi quello di cominciare gli studi una volta finito l'apprendistato, gennaio 2021, e qui arriviamo al problema. Il lavoro che mi verrà offerto sarà probabilmente un lavoro che mi porterà a viaggiare molto e che mi occuperà molto tempo. L'unica soluzione sarebbe quindi iscriversi ad un'università telematica. Dopo varie ricerche mi sono interessato al corso di studi di ingegneria industriale all'Unicusano." Passiamo adesso finalmente alle domande. "Ho sentito in alcuni dei suoi video che lei conosce questo Ateneo, quindi la mia prima domanda è cosa ne pensa lei di questo Ateneo e in genere della validità di una laurea conseguita per via telematica? E poi, pensa che per me abbia senso cominciare l'università e se in caso sia possibile coniugare questo tipo di lavoro e gli studi? Per concludere, la voglio ringraziare di cuore per aver letto la mia mail e spero di non averla tediata. Cordiali saluti, Christopher." E poi c'è il cognome. Sempre interessante leggere queste vostre mail che mi inviate. Assolutamente, Christopher, non mi hai annoiato, non mi hai tediato, ma nessuno mi annoia. Lo trovo veramente interessante la lettura, trovo molto interessante la lettura di queste mail, dove mi parlate di voi e mi fate queste. Le domande di Christopher sono due domande assolutamente calzanti, anche perché riguardano proprio il problema che ci ha esposto Christopher. Dunque, personalmente, è molto, personalmente, io credo che sia stata una fortuna che tu abbia potuto fare questo apprendistato come tu hai scritto. E credo che io personalmente ti dico questo, coniugare entrambe le cose, quindi studiare e lavorare, visto che tu il lavoro mi parli di viaggi e numerosi viaggi, non è certamente facile. Studiare e lavorare è soprattutto frequentare, adesso ovviamente per via telematica, come tu scrivi, la facoltà di ingegneria industriale è molto complicato. Io parlerò nelle prossime settimane, la domenica in pausa caffè, dell'università telematica, però ti posso dire questo: sì, conosco l'Unicusano e ho avuto dei ragazzi proprio a ripetizione privata che hanno frequentato questa, non solo l'Unicusano, ma anche l'Unietuno, l'Unimarconi. Ne ho avuto tanti di ragazzi e già questa non è una buona cosa, perché se io ho avuto dei ragazzi che mi hanno chiesto consulenze, ripetizioni a pagamento a me di materie dei primi anni di queste università telematiche, non è una buona pubblicità per le università telematiche. Detto questo, però, se tu ti riferisci alla domanda, allora, la valenza, tu mi parli di validità di valenza. No, l'università conseguita, la laurea conseguita l'università telematica ha la stessa valenza, ha la stessa validità di una laurea conseguita in un ateneo, diciamo, di quelli ordinari, tra virgolette, possiamo dire. E tra l'altro, come mi è capitato di spiegare e spiegherò quando mi capiterà di parlarne in generale, è fondamentale la loro esistenza, cioè esistono proprio perché non sarebbe possibile per un lavoratore recarsi in facoltà e seguire lezioni come avviene in maniera, diciamo, tradizionale, per così dire. Se mi parli dell'Unicusano, l'Unicusano e anche altre, sono
Sono università che hanno un prezzo, quindi bisogna pagare di più rispetto alle tradizionali università, che peraltro già anche quelle richiedono un certo tipo di rette, quindi semestrali, trimestrali. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, però comunque la validità è assolutamente. Per quanto riguarda la seconda domanda, se è possibile continuare, è possibile. Io metto sempre davanti il lavoro. E tra l'altro, quello che ti posso dire è nel video del mondo del lavoro di cui ho parlato qualche settimana fa su Pauso Caffè, un po' di tempo fa, io credo che l'esperienza lavorativa sia la prima cosa. È che tu mi scrivi ai 21 anni, ti fa onore questo, perché già iniziare a annusare e fare esperienza lavorativa a quell'età, secondo me, è fondamentale per andare avanti. Per prendersi poi una laurea c'è sempre il tempo, ma se tu riesci adesso, visto che sei molto giovane, a coniugare la laurea col lavoro, che devi comunque mettere in primo, il lavoro lo devi mettere in primo piano. Non voglio dire di trascurare lo studio, però se hai questo posto e questo ti consentirà di viaggiare, quindi di fare esperienza pratica nel lavoro, lavorativa, lo devi fare. Prenditela comoda magari con gli studi, non li abbandonare completamente, ma dai la priorità al lavoro, perché qui, da quello che mi dici, insomma, è un lavoro importante. Comunque, che immagino ti piaccia fare, e quindi quello che conta, la cosa importante poi che tu, nel momento in cui dovessi poi prenderti anche una laurea, dovessi conseguire la laurea, avrai già maturato una grande esperienza nel mondo del lavoro. Il secondo messaggio me l'ha mandato un po' di giorni fa Francesco. E lo vedete, ne vedete una parte su Messenger questa volta, vedete una parte, mi dice, mi ha chiesto se poteva farmi una domanda, mi dice, volevo un parere da una persona competente, e io ti ringrazio su questo, sulla decisione di prendere o meno una laurea specialistica. La domanda è principalmente indirizzata al mio campo, ovvero dell'ingegneria elettronica. Ritengo che una 3 più 2 non prepari meglio una persona al mondo del lavoro. Rispetto a una semplice triennale, volevo una sua opinione. Sottolineo, per quello che vale, che il mio intento, ma qui manca una parola, ma immagino sarebbe andare fuori dall'Italia. Ho molti dubbi, volevo sapere il suo punto di vista. Io poi su Messenger gli ho chiesto. Non avevo capito bene, gli ho chiesto scusami Francesco, ma ritieni che prepari meglio oppure non prepari meglio al mondo del lavoro la 3 più 2? E lui appunto ha rincarato la dose, cioè mi ha specificato dicendomi che mi ha risposto dicendo io ritengo che una 3 più 2 dia evidentemente più competenze teoriche ma nessuna competenza pratica, per cui investire altri 2 anni non mi convince. E poi mi dice da considerare che ho iniziato l'università qualche anno più tardi, quindi chiaramente il mio ragionamento si basa anche su questo. Bene, è molto chiara la tua domanda, Francesco, molto chiara. Dunque, è una domanda che si può riallacciare alla domanda fatta da, adesso non ricordo il nome, non so se fosse proprio Francesco o Alessandro, uno dei due, la settimana scorsa, riguardo il discorso dell'istituto tecnico nel quale i professori parlavano del vecchio ordinamento. È evidente che fino al 1999 c'era questa laurea, c'era la laurea quinquennale di 5 anni in ingegneria e niente, uno si buttava dentro, c'era la laurea e basta. Diciamo che, ecco, una cosa che non ho detto la settimana scorsa sulla laurea quinquennale, uno dei vantaggi era quello che comunque uno si iscriveva niente, o ti laureavi o vivo morto, insomma, o ti laureavi o niente. Per copiare, come al solito, perché la riforma è stata fatta un po' per copiare il modello all'inglese, all'americana. In Inghilterra, diciamo, l'architetto riveste forse un ruolo anche più importante rispetto all'ingegnere, ma di questo evidentemente ne parleremo in altri casi. Con la riforma del 1999, che poi per qualche anno è rimasta un pochino lì nel limbo, si è arrivata a questa soluzione del 3 più 2, dove in pratica si è, anche se probabilmente abbastanza prossimamente verrà eliminata pure questa, comunque c'è un'ingegneria triennale con la discussione della tesi
e col conseguimento di quella laurea triennale si diventa ingegneri junior, o altrimenti poi c'è la laurea 3 più 2 che appunto equivale a poi la vecchia quinquennale con la discussione della tesi al termine dei 5 anni, se ovviamente dovessero essere 5 anni. Chiaramente Francesco, la sua opinione è drogata, cioè è ovviamente condizionata dal fatto che è leggermente in ritardo, quindi là magari con l'età, rispetto magari a un 2-3 anni in più, immagino. Cosa c'è da dire su questo? Allora, no, diciamo, in questo caso non sono d'accordo totalmente. Non è vero che la laurea triennale è più pratica, mentre è più teorica la laurea 3 più 2, come mi pare di aver capito da questo messaggio. Allora, è evidente che anche qui bisogna rifarsi al buon senso. Se uno, ci sono varie discriminanti alle quali bisogna attaccarsi, cioè nel senso, sono certo, magari in famiglia, comunque ho la certezza che al termine, quando una volta conseguita la laurea triennale, avrò un posto di lavoro sicuro, perché magari mio padre è ingegnere, mio nonno, insomma, c'ho in famiglia qualcuno che comunque mi assicurerà la prosecuzione della professione, quindi effettivamente non c'è questa grande differenza abissale, cioè c'è differenza, ma non c'è una, ovviamente nelle competenze e nelle specializzazioni, ma non c'è questa grande differenza, e quindi va bene anche se ingegnere junior. Parliamo del lato, è chiaro che una qualsiasi specializzazione, quindi la specialistica ti fornisce e entra maggiormente nel dettaglio della professione, e in teoria, da quello che mi risulta, e credo che sia così, è la triennale che è più teorica e si basa su criteri abbastanza, cioè su conoscenze di base, molto teorico, conoscenze di base, per poi approfondirle. Infatti si rifanno molte cose alla specialistica e essere, diciamo, potenzialmente veramente pronti per il mondo lavorativo. Ma poi anche lì, e quindi conoscenze più dettagliate nella 3 più 2. Certo, quando con la triennale uno ha già la laurea può immettersi già e fare esperienza nel mondo del lavoro. Nessuno ti vieta come soluzione di, se ripeto, pensi di avere già il posto assicurato con la triennale, iniziare a lavorare e contemporaneamente con calma prenderti anche la specializzazione, cioè prenderti anche concludere i 2 anni in più, nessuno te li vieta. Personalmente io credo che se tu abbia la possibilità economica e il tempo, perché parliamo comunque di 3 anni e mezzo in più, diciamo, che non sono pochi, certo, come dici tu, parliamo di 3 anni e mezzo in più, però se hai questa possibilità fallo, perché, ripeto, poi dipende sempre da quello che tu vuoi fare, perché poi comunque, ragazzi, quello che vi dovete ricordare è che, l'ho sempre detto, il mondo del lavoro è un'altra cosa. Io ricordo che in facoltà avevo un professore di meccanica applicata, disegno e meccanica applicata alle macchine, disegno tecnico industriale, che, un professore molto anziano, aveva l'idea che, dice, l'ingegnere, vabbè, lui veniva ovviamente dalla laurea, era la laurea quella, vecchio ordinamento, che noi diceva, ma ragazzi, sappiate che la triennale, l'ingegnere laureato della triennale è un perito. Già, mi ricordo questa frase. Per certi versi poteva anche aver ragione. È chiaro che, ripeto, un ingegnere che ha una laurea triennale non è un ingegnere che ha una laurea 3 più 2 magistrale, è diverso come curriculum, come tutto. Poi però magari io conosco ingegneri che hanno master, tutto quello che è, sono delle pere, nel senso che le persone poi, se tu Francesco sei bravo nel lavoro, sei intraprendente, c'è il discorso poi del sapersi vendere, dell'intraprendenza, che è tutto un altro discorso, cioè che, anche se non hai una laurea e sei bravo, cioè sei capace, poco conta per certi versi una triennale e una 3 più 2. Certo, ripeto, è evidente che qualsiasi tipo di specializzazione è sempre un qualcosa in più. Come ultimo messaggio, sempre su Messenger, Nino da Napoli, lo vedete in grafica, mi scrive: salve prof, Inge,
Phil Put, ovviamente, no, 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 chiamami Marcello, cioè, prof, non mi chiamare prof Nino, perché qualche professore poi all'ascolto si incazza. Sono ingegnere, ma non professore. Quindi è giusto dare a Cesare qualche dice. Salve, prof Dario Cerroni, grazie per aver chiamato Dario. Tra l'altro, vorrei avere un suo giudizio / consiglio sulla mia situazione come studente ingegnere. E ho pensato di provare a contattarla, data la mia grossa stima nei suoi riguardi. Da parentesi mi scrive, mi ha aiutato molto nei miei studi, lei è il papà della nuova generazione di ingegneri, sei troppo buono, io veramente sei in gambissima. Sono di Capri, fantastica, ma abito a Napoli perché studente di ingegneria civile e ambientale alla Partenope. Il grande problema è che ho iniziato a studiare 3 anni fa, ho 32 anni e a breve conseguirò la triennale. In passato ho lavorato per circa 10 anni come cameriere a Capri, nella famosa piazzetta, e vissuto 2 anni a Londra, anche perché provenendo da un'umile famiglia non sono mai stato indirizzato a continuare gli studi, anche perché economicamente non avrebbero potuto. Adesso mi ritrovo, come ho detto prima, a 32 anni con una laurea triennale che non mi dà nessuna certezza. Probabilmente mi iscriverò al corso di laurea specialistica in geotecnica e strutture alla Federico II per completare il tutto. Secondo lei ho ancora possibilità di essere assorbito dal mercato, o la mia peculiare situazione mi porterà a tornare a fare il cameriere, cosa che odio nonostante la buona retribuzione? Mi onorerebbe davvero una sua risposta. Al di là della risposta rimane il mio mito. Faccina sorridente. Io, Nino, ti ringrazio, e io che sono onorato di avere la tua attenzione. Non sei tu che sei onorato, perché il fatto che, intanto colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Napoli che sono all'ascolto, sono essere tanti. Dunque, Nino, intanto ti dico questo, fammi dire una cosa che è giusto che tutti il mio pensiero lo sappiano. Il fatto che tu abbia fatto per anni cameriere è una cosa che ti rende, ti dà o no, ti dà, devi avere grande orgoglio di far questo, perché il cameriere è uno dei lavori più bestiali e più lavori con la L maiuscola che ci possano essere, insieme al muratore, quindi lavoro per il quale ho grandissimo rispetto. Quindi francamente, dovessi tornare, certo so benissimo quello che tu puoi provare, fare il cameriere non è certo uno scherzo, io credo che tu già con una laurea triennale non tornerai a fare il cameriere. È evidente che siamo in questo paese tutto un po' chiuso in una maglia, è chiaro che tu i tuoi timori sono anche abbastanza comprensibili, visto che tanto io dico che consegui questa laurea triennale, ne abbiamo parlato precedentemente, avere una laurea triennale in ingegneria non è uno scherzo, intanto è già un grande orgoglio, credo, per te. Il fatto che tu abbia una grande esperienza lavorativa come scrivi è un vantaggio, perché conosci, a differenza di altri, cioè lo svantaggio che tu mi scrivi, che ti sei iscritto a 29 anni, da quello che ho capito, alla facoltà di ingegneria a Napoli, quindi hai intrapreso gli studi un po' tardi, non ti deve far sentire indietro rispetto agli altri. Hai degli svantaggi, ma hai dei grandi vantaggi rispetto al ragazzino, cioè ragazzino, tra virgolette, al 18enne, al 20enne, al 22enne, perché comunque tu hai affrontato davvero di petto, a sguardo, insomma, con la faccia, con la testa alta, il mondo del lavoro. E che mondo del lavoro, visto che tu hai fatto il cameriere? Sì, credo che se avessi la possibilità, perché da quello che scrivi non sei così convinto, diciamo che acquisire esperienza nel campo della progettazione e nella realizzazione di opere, nelle problematiche relative alla geotecnica, quindi si tratta di realizzare e progettare impianti riguardanti l'edilizia, impianti industriali, ma anche strade, ferrovie, ponti, perché quello stiamo parlando, questa specialistica che tu vuoi prendere, da quello che mi risulta alla Federico II c'è anche un interessante percorso in lingua inglese che io ti segnalo, perché è molto importante, qualora poi avessi intenzione di, visto che tu comunque mi scrivi che hai lavorato a Londra, e questo ti fa onore, può essere anche quello interessante. Ma io ti suggerirei questo: se tu hai la possibilità, fallo. Per quanto riguarda la tua domanda dell'essere assorbito nel mondo del lavoro, dunque, il mondo del lavoro è un mondo molto complesso, è anche molto difficile da, cioè le dinamiche sono molto complicate da studiare e analizzare a priori, lo si può fare un po' a posteriori, cioè nel senso, quello del mondo del lavoro sta anche molto a te.
io ripeto, tu hai un grosso vantaggio rispetto a molti ragazzi che magari sono all'ascolto, che sono più da casa, sono più esperti magari e sono più bravi magari di te a studiare, a memorizzare, che sono più giovani, no? Perché parliamoci chiaro, l'età gioca anche il suo, gioca anche gioca a favore loro, ma a favore tuo gioca il fatto che tu già conosci molto bene il mondo del lavoro e quindi, permettimi di dirlo, non è detto che se tu anche avessi 40 anni, cioè arriverai facendo i conti 35-36 anni, avrai questa laurea, quindi con tesi discusse e così via, 36-37 anni facciamo, andiamo, mettiamoci proprio, non è detto assolutamente che tu non riesca a essere assorbito nel mondo del lavoro. Poi dipende che cosa vuoi fare, perché se parliamo di assunzioni in ambito pubblico, lì magari c'è più difficoltà, però se tu riesci a introdurti bene e sei soprattutto ti sai vendere bene e comunque saresti un signor ingegnere e comunque che se sì, certo, nel mondo da appunto per quanto riguarda l'assunzione la prima cosa è aver terminato più in fretta possibile l'università, certo, questo è inutile che ce lo nascondiamo, è chiaro che un cinquantenne non è nel tuo caso è molto più vantaggio, però comunque sia si può riuscire comunque a trovare un lavoro direi dignitoso, da quello che mi scrivi ne hai esigenza, anche a 35-40 anni è più difficile, inutile che ce lo neghiamo, però si può fare. Questa è la mia opinione, Nino, e ripeto, ti ringrazio per la mail, che sono io onorato, è mio onore quello di leggere i vostri messaggi. Volevo ovviamente avete visto che io ne leggo sempre tre, ovviamente continuate a inviarmi i messaggi per la posta del sabato, la posta di Marcello del sabato. Scrivetelo sempre nell'oggetto, scrivetemi qualsiasi tipo di domanda, tecniche, domande, ma continuate a mandare anche stesse persone, vi rileggo, anche perché, ma continuate perché questo programma, questo appuntamento si nutre dei vostri messaggi, delle vostre richieste, ma in tutti i modi scrivetemi, anche se volete inviarmi una bottiglia, insomma una lettera scritta, tra parentesi c'è un ragazzo dalla Grecia che mi ha scritto... Mi è arrivata, amico mio, la lettera dalla Grecia. Una lettera dalla Grecia. In tempi di coronavirus è una lettera, è arrivata incredibile. Ti ringrazio, se l'ascolto, sto ragazzo dalla Grecia. L'ho letta veramente scritta a mano, una lettera fantastica. Scrivetemi, stavo anche pensando, tra l'altro, ragazzi, se volete, se nelle vostre mail, nei messaggi su Messenger, su Instagram, su Facebook, dove volete voi, mi volete scrivere il numero di telefono, o il vostro contatto, come preferite, io vi posso anche contattare, non so, fatemi un vocale con WhatsApp, come volete voi, ci sono vari modi per stare in contatto. Vi chiamo in diretta, ovviamente poi lo registriamo, non è che vi chiamo, ci telefoniamo, ci salutiamo, vogliamo fare un amico che mi scrive. Anche se che un amico di matematica per gioco mi scriveva delle live, delle videoconferenze anche eventualmente, ma comunque mandatemi i vostri contatti di Skype, il vostro numero di telefono, i vostri indirizzi, il vostro indirizzo, cioè, a parte mandatemi un numero di telefono, vi chiamo ragazzi, vi chiamo, ovviamente vi contatto magari via WhatsApp, via messaggio, se vi posso chiamare vi contatto, ovviamente se mi date voi il permesso, ma se siete d'accordo possiamo anche farlo, l'importante è che ci siate voi, che ripeto, potete fare domande di qualsiasi tipo di argomento, non solo per necessariamente ingegneria, anche del momento, domande di politica, domande di calcio, domande di sport, domande della vita, domande come faccio a farmi la barba ogni 2 giorni, i capelli, no? Fate quello che volete voi. L'importante è che siate sempre presenti, ci vediamo sabato prossimo, approfitto per concludere, permettetemi di farvi gli auguri, oltre a salutare gli amici Christopher, Francesco e Nino. Saluto tutti e auguro a tutti voi una felice Pasqua, anche se non potrà essere felice visto che siamo chiusi in casa ancora una volta. Buon sabato di Pasqua, state con i vostri familiari e con le persone a cui volete più bene. Ci vediamo sabato prossimo, ciao.